Amici appassionati di futsal, il saluto vi arriva dal Pala Olgiata di Roma. Stanno scendendo in campo Roma e Sporting, Sala Consilina. C'è Marcelinho pronto sul punto di battuta, il fischio di Dario Pezzuto, è partita Roma, Sporting, Sala Consilina. Vidal si ritrova lì il pallone, alla fine lui Anfiusa pulisce l'area di rigore, ha servito Baroni che prova a saltare Ducci, provvidenziale Ducci due volte su Lucas Baroni. Sul calcio d'angolo si è addormentata la Roma che ha dimenticato Baroni in campo aperto. 17 minuti, un secondo, 3 se ne sono andati in questo primo tempo, ancora 0-0, Isgro calcia, Fiuza è lì ad aspettarlo sul primo palo, si lotta, Morello riesce a vincere un paio di rimpalli, poi Isgro mette a sedere un paio di giocatori, Baiori di talento di Antonino Isgro, Marcelinho calcia sulla traiettoria Luan Fiusa che prova ad andare in spaccata, non c'è però bisogno della sua parata, può puntare in uno contro uno proprio su Carducci, si ferma Isgro, preferisce ragionare Avellino, Isgro, Ercolessi, Marcelinho torna da Marco Ercolessi, pressato da Del Mestre che apre il destro, si deve superare Ducci, saranno le mani di Luan Fiusa a far ripartire i gialloverdi. Achilli, Diaz prova ad andare dentro da Del Mestre, pallone ripulito da Biscosi che sbaglia lo scarico, Foti, va da Achilli, il più classico gol dell'ex di Achilli che con 10 minuti e 50 secondi porta avanti lo Sporting Sala Consilina, è 1-0 al Pala Olgiata. Arriva su di lui la pressione di Vidal, Isgro riesce a trovare una linea di passaggio su Avellino, poi Marcelinho finisce a terra nel contatto con Igor, occhio qui a Baroni, lanciato a tutto campo, era scappato alle spalle di Lucio Avellino, a far ripartire l'azione dello Sporting, Diaz prova ad andare dentro, l'anticipo di Murillo, Avellino da Marcelinho, Isgro taglia in diagonale, offre di fatto il pallone a Diaz che prova a scappare, mette il pallone sotto la traversa, golasso di Diaz, raddoppia lo Sporting Sala Consilina, 8 minuti 26 secondi, golasso di Diaz per il 2-0. Dentro da Marcelinho che prova a girarsi, non c'è fallo, arriva Igor, occhio che è a campo lo Sporting, Baroni prova ad andare da Igor che controlla e calcia e supera ancora una volta Ducci, Marcelinho ancora da Lucio Avellino che la lascia lì per Isgro, prova a sfidare in uno contro uno su Del Mestre, rientra e calcia Isgro, Ercolessi, Marcelinho, Fiuza si ritrova lì il pallone, buona chance per la Roma, Isgro sfida in uno contro uno Carducci, transita per i piedi di Murillo che va dentro da Marcelinho, arriva Ercolessi, Luan Fiusa in spaccata, fischio degli arbitri, si torna a giocare, possesso, primo possesso del secondo tempo per lo Sporting Sala Consilina, Murillo vince il rimpallo con Diaz che ha rischiato perché è già ammonito, forse ha toccato il pallone con un braccio, distanza era comunque molto ravvicinata, conclusione di Avellino in diagonale, Achilli cambia lato, Vidal, Igor, Achilli prova a restituire il pallone ad Igor, è buono per Vidal che arriva, calcia col sinistro e infila in porta il gol del 3-0. Lo difende, gira su Isgro, Marcelinho prova a tornare da Isgro, l'anticipo di Carducci, Ducci e poi Baroni, Morello la tocca per Biscosi, forte col destro, Isgro, Biscosi sul secondo palo, si salva in qualche modo lo Sporting che poi va a calciare e Diaz infila in porta il gol
del 4-0, doppietta di Diaz che dalla sua metà campo ha trovato la traccia giusta e ha messo in porta il gol del 4-0. Fiuza prova ad andare lungo, Ercolesi di testa, Marcelinho, vediamo se la Roma riuscirà a trovare un guizzo, ma qui perde un altro pallone con Vidal che se ne va e poi colpisce il palo in diagonale e la Roma non si sblocca. Viscossi calcia, Fiuza risponde presente, alla fine arriva il fischio degli arbitri, colpaccio dello Sporting Sala con Silina che batte 4-0 la Roma al palo alzata, 2 gol per tempo.